Buongiorno, è mercoledì. Buongiorno. Come sempre, presenti. Presenti. Sono a casa oggi, com'è l'audio? Si sente bene? Beh, sì, si sente tutto bene, perfetto. Più rilassato, corsa per portare i bambini a scuola, eccoci qui, belli freschi. Bello, bello. Sembro Rapone in tintoria, no? Mi sono preparato una domanda difficile. Come stai? No, bene, bene, bene. Allora, tra l'altro sono reduce venerdì scorso, ho raggiunto alcuni dei nostri members a Venezia. Abbiamo fatto un pomeriggio insieme, molto spritz. Bello. Però anche di chiacchiere, networking, spunti creativi, bello. Sì, mi ha fatto ridere il messaggio di Sara, che sta organizzando. Dice, buongiorno a tutti. Come puntello ci vediamo al Grey Wine e Bistro, ovviamente, non è che ti dici in Veneto dove ti incontri, comunque il wine c'è. Com'è andata? Bello, bello, ripeto, è stato proprio... Intanto ci siamo già visti un sacco di volte, a cena, a Vicenza, in giro, eccetera, quindi è un gruppo bello tosto. E no, è stato bello perché questa volta più che chiuderci solo in modalità giro per i Bacari, è stato proprio... abbiamo portato un compitino da casa. Ah, cioè? Cioè ci siamo presentati tutti con una bottiglia? No... No, con un elenco di due cose che sappiamo e una cosa che non sappiamo. E le abbiamo messe insieme ed è nata una bellissima conversazione. Ah, figo, bello, bello. Mazza, siete bello. Evoluti voi. Mamma mia. Del nord-est, caspita. Quindi, amici di me, che state facendo fatica. Milano sta a fare organizzando una pizzettina. Lo so, ti stavo punzecchiando. Senti, ho un link, oggi è link e quindi è questa puntata per chi si dovesse essere messo in ascolto adesso per la prima volta. Ciao, siamo Edo e Federico, siamo due più o meno creativi. Ma con che voglia vi iniziate ad ascoltare questo podcast che ha la 299? 99, se non sbaglio, sì. Il punto qual è? Che oggi ci scambiamo link, come funziona? Funziona che ci lanciamo dei link, poi uno ce n'ha un po' di più, uno ce n'ha un po' di meno. Quello che si appiccica, rimane appiccicato sul muro, vuol dire che è buono. Sì. E noi abbiamo fatto una serie di puntate, una tra l'altro proprio specifica con Cristiano Carriero, che ormai è nostro amico, sul personal branding, sull'importanza del personal branding. Sì. Il primo link che ti porto è questo articolo di iltascabile.com che dice il personal branding fa male? Punto di domanda. Esponimelo perché mi interessa come... Sì, interessante. Allora, diciamo, ho estratto tre macro temi da questo articolo che vi consigliamo di leggere. Tra l'altro, se volete leggerlo, no, siete in macchina e dite, ah, bella questa cosa, ma come la ritrovo? Basta iscriversi agli appunti di Hacking Creativity, sono gratuiti, arrivano ogni martedì e ci ritrovate dentro tutti i link, tutte le cose di cui parliamo. Per cui stiamo facendo tutto per voi, tutto. Detto questo, tre cose interessanti sono, e su ognuna di queste mi piacerebbe sentire il tuo commento. Vai. Vado con la prima. L'autopromozione sui social media è qualcosa che facciamo non solo per aggiunta, cosa mostrare, ma anche per sottrazione, cosa non mostrare. Hai detto Carriero? Abbiamo avuto uno scambio l'altro giorno su LinkedIn. Lo scenario è stato questo. Allora, io ho beccato un suo commento sotto un'altra persona. Questa persona dice, gli ha scritto un amico dicendo, oh, perché non vieni in Puglia a un evento che qua non succede mai niente? Lui dice, va bene, vengo. Questo era il messaggio di questo post. E sotto c'è Cristiano, risponde, no, guarda che questa cosa che non succede mai niente a Bari, in Puglia, non è vero, ci sono tutti questi eventi, pam pam pam. E molti degli eventi li organizza lui, no? Perché è molto attivo. Però sono creati una serie di scambi dell'autore del primo post, un po' che mi sono sembrati antipatici. No? Cioè? È un po' sì, ma ho visto che tipo di ospiti avete, ho visto com'è il mood, it's not for me. Oddio. Dice, ma la smettete tutti di farvi autopromozione sotto il mio post? Perché ognuno diceva, guarda che c'è un sacco di roba in Puglia, ci sono questi eventi, no? E lui continua a dire, oh, ma la smettete di farvi autopromozione sotto il mio post, no? Ma perché? Io, l'analisi che ho fatto io personalmente è, caspita, però se fossi un'azienda e leggessi questi commenti qua un po' antipatici, sì, un po' direi, boh, sì, magari sei bravissimo, però non lo so, personalmente potresti starmi un po' antipatico, no? Poi magari sei il migliore del mondo, uno valuta anche gli aspetti più empatici, quindi no, te lo voglio lanciare come concetto e dire magari fai un passo indietro è meglio spesso, no? La sottrazione di cui abbiamo appena parlato, no, effettivamente sì, e infatti questa cosa era, l'abbiamo anche citata nella puntata, forse l'aveva detta Riccardo Scandellari, cioè che tu fai personal branding anche quando non lo sai o non lo stai facendo, in questo caso qui specifico. Sì, sì, è per
perfetto. Per cui ecco, diciamo, il ragionamento che vi invitiamo a fare è proprio questo. È chiaro che di solito si dice ok, faccio personal branding, faccio il mio carosello su LinkedIn, le 10 cose che ho scoperto, faccio, sì, però occhio che anche tutto quello che sembra che tu non stia facendo in realtà lo stai facendo. La seconda cosa interessante di questo articolo è: promuovere il proprio lavoro è diventato tanto importante quanto saper fare il proprio lavoro, e avere un seguito è il paradossale prerequisito per crearsi un seguito. Mettiamola in due parti questa cosa, perché sono due cose. La prima è: devi saper fare il tuo lavoro, condizione diciamo iniziale, però devi in maniera altrettanto forte saper capire come parlarne del tuo lavoro, come promuoverlo. Quindi devi avere due skill, e questa cosa qui molte persone un po' la sottovalutano, cioè tipo io sono bravo, la gente se ne accorgerà. Ni, nel senso che adesso purtroppo, per fortuna, abbiamo delle piattaforme che ci permettono di esporci, di raccontarci, e dobbiamo imparare a raccontarci nel modo migliore possibile. Ed è molto complesso, perché siamo in tantissimi che ci stiamo raccontando. Dall'altra però, secondo me, non devi aspettare, io ho sempre questo problema, no? Che prima di presentarmi o comunque comunicare il fatto che sono esperto in una cosa, dico no, ma aspetta, devo arrivare a un livello altissimo, collezionare così tanti successi, esempi, portfolio, che ok, a un certo punto mi metto la coccardina e dico posso, che è sbagliata anche questa roba qua, no? Ti faccio un altro esempio di una roba che mi è capitata questa settimana. Instagram, spot molto carino, fatto molto bene da dei ragazzi americani che sostanzialmente ti vendono un corso su come fare Reels, TikTok, quel tipo di video molto veloci, no? To explain our weird content strategy, you need to understand where it came from. A story involving Ryan Reynolds and a rotten watermelon. Il video in sé mi è bastato perché ho guardato il video, sono arrivato alla fine, caspita, allora vuol dire che lo sapete fare. Perché lo dico? Perché poi andando a guardare, sì, ma cosa avete fatto nella vita? Hanno in realtà creato due o tre canali che vanno bene, sono carini, ma non sono, capito, il top del mondo di 80 milioni di follower, no, una cosa giusta. Per cui bisogna anche trovare il modo di lanciarsi, ma non troppo tardi, non troppo presto ovviamente, però c'è uno spiraglio in mezzo. È molto importante quello che dici, perché un po' bisogna anche sempre superare un po' la sindrome dell'impostore, no? Cioè tipo non sono abbastanza per, e quindi alla fine non fai niente. Contemporaneamente queste persone sono state brave, secondo me, perché hanno trovato la loro fascia, cioè probabilmente i top brand non andranno a cercare loro, ma le persone professionisti come te che vedono che hanno fatto tre cose carine, magari tra virgolette al tuo livello, comunque diciamo su quel tipo di campionato, allora questa cosa è molto interessante. Chiuderei con il terzo punto: sembra che il personal branding si riduca a un'innocente e genuina cura della propria immagine social, ma in termini di impatto, impegno richiesto e conseguenze sulla salute mentale, le cose non sono affatto così semplici. E qui si apre una parentesi molto grande sul fatto che comunque chi siamo, come ci mostriamo, che differenza c'è tra queste due entità, quanto diciamo impegno c'è, quanta FOMO, quanti anche oddio non mi hanno messo abbastanza like, quindi non sono abbastanza un professionista buono, quindi io mi sottovaluto, cioè è chiaro che è un casino. E io nel dubbio non faccio una mazza, perché tutto sto stress voglio... Però è uno stress, cioè non solo è un lavoro, ma è anche una... cioè perché comunque ha a che fare con chi sei, con quanto ti valuti, con la tua accettazione di quello che vali, quindi è un tema molto molto grande. Bello, molto interessante. Sì, è un articolo molto molto ben scritto, ve lo consigliamo. Passerei oltre. Giusto in tema? Sì. Ho la sigla, aspetta. Guarda che sei una merda, perché io avevo le sigle e tu no, non si lanciano le sigle. Guarda che contento che sei adesso. Cioè sei proprio una merda. Ne ho una, fammela. Eri solo invidioso. No, ma non la lancio, era una mia riflessione. La stai lanciando adesso citandola. No, era una mia riflessione. Okay. Adesso casualmente mi azzittisco, e se parte un audio specifico per una categoria, una rubrica, sarebbe bello, ma non la sto lanciando. Fammi sentire, aspetta un attimo, sentiamo. Esercizi creativi hanno scopi riflessivi che aiutano a fini narrativi e hanno impatti decisivi. Ascolta Edoardo, non cogliere l'opportunità sarebbe un azzardo. Ok, allora, che bello. È bella la sigla. Bello tornare dopo la sigla. Interessante. Ciao Nick, bella sigla. Adesso mi faccio prendere la mano sicuramente, ne voglio altre. Allora, mi inventerò rubriche come te solo per avere delle sigle. Esatto. Allora, esercizio creativo.
visto, è un po' l'ho scelto uno a tema di quello che hai detto fino adesso. Che è professionista. Allora, crea un video per bambini. Che vuol dire? Tu dici, ma io, cioè, io non vendo i miei oggetti, i miei servizi, sono per adulti, non sono per i bambini, fa niente. Cioè, prova a immaginare di dover scrivere, creare un video per bambini. Perché questa cosa è un esercizio creativo interessante che ti può servire nella tua cosa principale, in quello che stai facendo. Okay. Perché dovrai sforzarti a trovare un lessico, delle metafore, una formula per rendere molto accessibile questa cosa. Io un po' inconsciamente lo faccio sempre. Sei quelli che hanno un po' la parrocchia del uso paroloni complessi per stordirti, che farti capire so figo, sono più della parrocchia. Sì. Ma come lo rendiamo accessibile a tutti questa cosa? Adesso per bambini è un'esagerazione, però anche pensa a tua mamma, tua zia, insomma chi ti pare, no? Figo. Quindi fare questo esercizio di creare un video di uno spot che spiega quello che stai facendo per i più piccoli ti aiuterà a aprire dei concetti, renderli più accessibili, fare delle metafore, trovare delle similitudini, immagini che lo rendano più facile. Ok, diciamo io sono un commercialista e devo spiegare a mio figlio che cosa faccio. Allora, diciamo, se fosse un professionista, direi da professionista a professionista, sai, io in questo framework di riferimento mi muovo sulla tassazione nazionale, internazionale, cioè sì. Così, al bambino dire, guarda, il punto è questo. Cioè, se tu vai a scuola, quella scuola qualcuno la deve pagare, ok? E chi è che la paga? Le tasse. E chi è che paga le tasse? Le devi pagare tu che lavori. E chi è che calcola le tasse? Arriva papà. Sì, però anche il devi spiegare dei concetti legati alla fiscalità. Spiegali come se avessi davanti un bambino, questo è il concetto. Guarda, secondo me questo sarebbe un podcast, cioè il commercialista spiegato ai bambini, cioè la tassazione italiana spiegata ai bambini, secondo me sarebbe stupendo. Commercialista sì. For kids. Silenzio bambini! Oggi nella nostra nuova lezione parleremo dell'affascinante mondo della tassazione. Oh, miei piccoli luminari dell'apprendimento. Guarda, scusami, tu che sei il formattaro del duo. Formattaro, sì. Cioè, questo è un format meraviglioso. Cioè, i bambini, un po' sai quello che faceva Ricky Gervais, un po' anche quello che faceva Bonolis con i bambini. Cioè, sì. Ti metti lì e gli spieghi. Allora, distruggiamo l'innocenza. Sai che tutti questi anni in cui potete non pensare a niente, ve la distruggiamo, questo sì, momento sì. della vostra vita, parlandovi di tasse, di scaglioni sì. e di aliquote, va bene? Mamma Così, mia. Guarda, a Milano. Allora, nella scuola dei Ferragnez di Milano, quella adesso sono tipo 30.000 euro al mese, sì. Secondo me un modulo potrebbe già esserci. Fatturare 1 e 2, no? Fatturare... Introduzione alla fattura. Però ho la sigla di questo programma televisivo. Cioè ci sono dei bambini felicissimi in spiaggia che costruiscono il castello. Passa un tizio in giacca e cravatta e gli fa: ma l'IMU l'avete pagato? E parte. E parte. Hey bambini, ma voi lo avete già pagato l'IMU? Va bene, comunque guarda che non sei solo tu ad avere una sigla, non la lancerò, ma se sentiamo questo momento, hai presente quando c'è il momento nei video YouTube, no? E dicono, oddio, c'è un momento di panico e senti i grilli. Ah, sì, sì. Ok, quindi allora ricomincio e direi, Mirko, sai, io non voglio lanciare la sigla perché Edo si offende è o vietato. Comunque non gli piace. È vietato, scusami. Però facciamo questo secondo di momento, no? Di silenzio awkward e poi potrebbe forse partire una sigla. Federico è un ragazzo assai curioso. Migliaia di link con noi condividerà. La rubrica di Federico. Allora, rubrica di Federico, 5 link e secondo me ti piaceranno tutti e 5. Allora, il primo si chiama Every Single Noise in the World. Ed è un articolo che racconta con un sacco di link, quindi è un link pieno di link, i tentativi che si fanno nel mondo di creare dei database con all'interno i suoni. Di? I suoni del mondo, quindi che ne so. Vabbè, vado su Artlist, no? No, non è, no, ma mamma mia. Dici Savana, no, non è il suonino per usarlo. Butta via la poesia. Cioè, che ne so, i come suona New York. Savana. Rumori del lavoro.
pensa a una mostra dove con le cuffie, diciamo, dove insomma, ti raccontano una città, no? Fai un viaggio. Milano dagli anni, dal 1400 al futuro, al 2500, sì. Con l'audio, potrebbe essere bello. Sì, chiaramente da quando c'erano i, diciamo, la registrazione. Che però non è instagrammabile. No, è audiogrammabile. Il secondo, secondo me, un po' ti interessa, perché tu, ricordiamo, insomma, Edo è autore televisivo, imprenditore, tante cose, ma è anche un apprendista programmatore. Per cui sì. Abbiamo techcompenso.com. Techcompenso. Cioè, questo sito cerca di raccogliere una serie di dati sulla... Che cose sono sempre quelle cose che non si dicono mai, no? Ma quanto guadagni? Qui è interessante perché ci sono vari lavori che hanno a che fare comunque col mondo tech in generale, e ci sono gli stipendi medi, però italiano, perché di solito ci sono sempre queste cose, sì, americane. Sì, sì. Quindi sbirciamo un po'. Vai, andiamo a sbinciare. Compensi è diviso tra dipendenti e partita IVA. Però nel mondo del tech comunque stiamo parlando? Abbastanza, sì. Però anche vedi sales, cioè finance, c'è un po' di tutto. Allora. Guarda questo qui. Uno startup in ambito agritech, un data scientist, RAL 30.000 euro. RAL, scusami, è netto? È lordo, no? RAL è lordo. Lordo, quindi eh? Vuol dire, okay, che togli... Questo guadagna 1.800 euro al mese. Forse, mm-hmm. Vediamo un attimo. Developer 23.000, Project Manager 37, IT Specialist 39.000. Sì, sono Data Scientist 30. Andiamo sui fatturati partita IVA. Vediamo un po'. Vai. Qua si alza. Consulente IT 80.000. Già si. Ok. Sì, poi chiaramente ci devi pagare tutte le tasse, le cose. Bello, nel senso che poi se scopri che prendi poco. Se come prendi tanto stai zitto, se ne prendi poco puoi andare dal tuo capo e mostrargli questo link. Il terzo ti piacerà, perché tu non solo sei autore televisivo, non solo sei imprenditore, non solo sei tante cose, non solo sei apprendista. Runner. No. No, cosa sono? Sei apprendista scarabocchiatore. Sì. Mi ricordo che avevi fatto il corso sul doodling, sì, sì, eccetera, sì, sì. Che poi hai fatto finta, no, che finisse nel dimenticatoio. Questo link si chiama A Quick Beginner's Guide to Drawing, e fondamentalmente molto bello, è una pagina unica con delle micro gif molto ben fatte che vi spiega, bello, sì, come, proprio se non sapete disegnare, piccoli passi per disegnare le vostre prime cose. Molto molto ben fatto. Bello, con le gif che si compone il disegno, tu scrolli, impari. Interessante, bello. Quindi al momento 3 su 3, ci ho preso, ci sono piaciuti tutti e tre. Sì, molto visivo. Hai qualcos'altro da mostrare nel podcast? Allora, il quarto non l'ho provato perché devo ancora trovare il buddy boy giusto. Però si chiama Blip. Tu immaginati WeTransfer, ma come fosse un walkie talkie. Cioè, cosa no. voglio dire? No, è interessantissimo. Cioè, io mi scarico questo software gratuito, l'altra sì, persona si visto. Scarica il software sì, gratuito sì. E puoi mandarti file di qualsiasi dimensione a una velocità pazzesca. Ah, vabbè, ma è tipo, non so, un Napster, no, sì, però privato, cioè tra due persone che si conoscono, una cosa del genere. Sì. Bello sta roba. Però non hai limiti, non è come WeTransfer 2 giga. Eh no, perché si apre una connessione tra di voi, per cui quanto è geniale. Beh, questo, se hai colleghi, io coi file. Coi file grossi. Bravo Federico, questo mi può essere realmente utile. Senti un po', il quinto secondo me sarà quello che chiude questo cerchio e ti farà veramente felice, perché tu comunque tra le altre cose sei un autore televisivo, sei un imprenditore, sei un programmatore, sei... Questo cos'è? Stai facendo il mio personal branding. Sei anche un runner, sei una persona che ama stare all'aria aperta, per cui sì. Questa pagina si chiama One Minute Park, ogni volta che fai refresh c'è un video di un minuto in un parco del mondo. Che cazzata. È molto bello, perché è molto rilassante. Allora, il primo che mi è uscito è un parco in Scozia. No, Brooklyn. Brooklyn, c'è una nebbia che non si vede niente. E c'è un tizio in mezzo che cammina. Ma non sono in diretta, sono... Allora, mi sembrano, fino a questo punto, tutti dei posti dove sta per commettersi un omicidio. No! O è appena successo. No, ma il non senso mi sta mettendo il gioia no. del... Aspetta, ne faccio l'ultimo, vediamo un po' che situazione. Bello questo. Allora, adesso ve lo descrivo. Che due palle. No, ma non lo descrivere, te l'ho già descritto. L'ho già descritto io. Campagna insomma, toscana, c'è un albero in mezzo. Però è video, è interessante quello. Guarda che non è male, te lo tieni. Io ho due schermi sulla sinistra, ti tieni una ripresa di un parco sulla sinistra mentre scrivi. Ti ricordi Windows Swap che l'avevamo già visto? Sì, Swap, eccetera. Ecco, c'è un rapimento di un bambino in corso. C'è un rapimento. Però pensa che bello. L'app di Nazzi, tipo, lo lancia lui questa cosa, dove ti partono dei video così e devi risolvere, capito? Ah. L'omicidio, cioè succede una ripresa di una webcam, un fatto, un rapimento,
e devi andare avanti per capire che cosa è successo. Hai solo quel frame e quella cosa lì. Bello, bello. Va bene, si chiude la rubrica di Federico. Direi di andare avanti. Tra l'altro, parlando di parchi, vediamo che collegamento stai facendo. Sai che lo so che c'è la quarta parete, però dalla faccia di Edo, che voi non potete vedere, ho capito che hai in mente qualcosa. Vai. A proposito di parchi, sai che sai che stiamo organizzando un evento a ottobre, lo sai? So anche dov'è io so anche dov'è. Sarà in quel posto lì tutto l'anno, spero di no. No, Edo, così l'hai detto. Ah, porca troia, che pazzo. E l'idea è di fare delle parti al chiuso, ma anche all'aperto nei parchi. Parco. Lettura, magari possiamo fare una roba, un happening. Bello. Un workshop, un lab nel parco. Sì, o un omicidio come quelli che hai raccontato prima. Bello, interessante. E l'omicidio creativo. E come sapete, vi stiamo un po' sfracassando. In questo momento i biglietti sono già in vendita. Sì. Con la formula scatola chiusa. Se ci volete bene, vi fidate di noi. Quindi prendete il biglietto a un prezzo. Che errore. Un prezzo. Assurdo, perché dentro la nostra community, se siete in dubbio, magari dite ma vorrei entrare nella community, comunque c'è gente interessante, fanno anche i meeting durante l'anno, incontro gente bella, figa, fatturiamo, magari è il momento giusto per farlo, così entrate dentro e prendete il biglietto. E stanno finendo, perché adesso non è una cavolata, dobbiamo per forza limitarli a quel prezzo, se no andiamo ci andiamo sotto e diventa una onlus. Link in descrizione per tutte queste cose. Esatto. Adesso io cambierei proprio il pace di questa puntata. Mamma mia, guarda come ti entra. Rallenti così. O acceleri? Rallenti. No, rallento. E ti parlo di questa tecnica che si chiama 5-4-3-2-1, che non si chiama la tecnica del contare, ma c'è un senso. Sembra, è una canzone di Elettra Lamborghini, no? Di Rose Villain. Però potremmo utilizzare l'IA per farne subito una versione. Il punto è questo. Quante volte noi siamo stressati? Ad esempio, organizzare un evento, ragazzi, è uno stress. L'ospite viene, non viene, la location c'è, non c'è. Sai perché è uno stress? No, ma non è uno stress normale, È uno stress dilatato in mesi, stress diluito, è ancora peggio. Non è la consegna che hai lunedì che sei un po' stressato, è una consegna, uno stress costante che ti logora. Sì, sì, sì. Ma perché facciamo l'evento? Ma appunto. Guarda, è che di solito finisce, nel nostro caso, la domenica pomeriggio dell'evento, quando le persone piano piano se ne vanno, ti salutano, contente, perché altrimenti non finisce l'ansia, devono essere contente. Sì, quando sparecchi, no? Ciao, grazie, inizia a mettere a posto, a tavola, nella lavastoviglie. Beh, per dirmi cosa, quindi? Per dirti che c'è questa tecnica, link chiaramente che troverete negli appunti, che si chiama 5-4-3-2-1 per calmarsi quando sei in ansia. Okay. Ed è interessante perché utilizza i sensi. Quindi, ogni volta che ti senti ansioso, perso in troppi pensieri, eccetera, questo viene suggerito. Puoi fare questo. Puoi concentrarti su 5 cose che puoi vedere. Cioè, ti fermi e trovi attivamente 5 cose da guardare intorno a te. Possono essere oggetti sulla tua scrivania, cose fuori dalla finestra del tuo ufficio, persone che passano, eccetera. Mm-hmm. Poi ti concentri su 4 cose che puoi sentire fisicamente. Senti le varie sensazioni sul tuo corpo, cioè i l'aria, vestiti, la terra, caldo, i piedi, freddo, l'aria sul viso, eccetera. E quindi raccogli le cose nelle dita, senti la consistenza, ok? Quindi tutta questa cosa qua. Poi 3 cose che puoi sentire. 3 farmaci, pensavo. No, tre farmaci che puoi ingurgitare. 3 farmaci antidepressivi, antilansi. 3 cose che puoi sentire, quindi i suoni, traffico, cani che abbaiano, i gatti, le cose, le persone che parlano, ok? 2 cose che puoi annusare, questo è un pochino più complicato, cioè senti degli odori intorno a te, quindi che ne so, ti arriva da fuori il pane fresco. Perché eri stressato se sei in una situazione così bella, ti arriva il pane fresco? Vabbè, eri stressato, non facciamo domande. No, però... No, senti l'aria, gli uccellini, il pane fresco, che cazzo c'hai da essere ansioso lì? Però può succedere. Ultima cosa, una cosa che puoi assaggiare, e non devi per forza mangiare qualcosa, è interessante questo, valuta il sapore che hai in bocca in questo momento, è neutro, c'è il residuo di qualcosa che hai mangiato, c'è qualcosa che... Fatte queste 5 cose, tu dici ok, che cosa succede?
che sei andato fuori dal mondo dei sogni mentali, dagli stress, eccetera, e ti sei, diciamo, calato fisicamente nello spazio in cui ti trovi. Sì, è come se hai fatto un... una meditazione velocissima. Quando si accendono le spie della macchina, no? Che quindi resetti tutto, ritari un po' i sensi. Provatelo, perché chiaramente adesso ho raccontato così, voi dite sì, vabbè, la solita stronzata, fammi sentire un altro podcast, non voglio più ascoltare King Creativity. Ah, addirittura. Prendetevi questi 2 minuti e fate questa cosa, è velocissima, è proprio una piccola, un piccolo habit quando siete stressati, e vi assicuro che proprio vi riporta a terra. Bello. È molto interessante, perché poi quando ti concentri sul presente è un bel segreto. Ma sai cosa farei adesso? Perché hai creato questo mood un po'... proprio più tranquillo. Un po' da gentle guru. No, no, ho sentito tono da gentle guru. Quindi faccio un regalino, lo faccio a tutti. Vai. Sapete che Federico ha una bella newsletter, si chiama Gratitude Polaroid, dove scrive... Questo ci piace molto. Dove scrive le sue cose, che non si droga tra l'altro, e scrive delle cose molto belle, dei piccoli, come dire, affreschi di gratitudine scritti, che io però... in quanto tu hai detto autore televisivo, runner, padre, cioè sono anche doppiatore, speaker, non lo sapevi? Ah, giusto. Sono il nuovo pannofino. Una carriera che ho lanciato io con Gratitude Polaroid, se vogliamo quindi dire. Quindi vi leggerò tutto. Alcuni estratti di gratitudine. Mamma mia. Per rendere, insomma, questo mercoledì... Io non posso che essere d'accordo. Non ho trovato degli sinonimi... Vabbè, straordinario, incredibile. Straordinario. Amazing. Okay. Vai. Immersi nella quiete di un sentiero solitario, fermarsi sul bordo del minuscolo ruscello che ti accompagna fedelmente da qualche chilometro. E notare un cadavere sulla destra. Certo. È chiaro, no? E ti giri e c'è Nazzi che prende appunti, chiaramente. A carnevale quasi adolescente... questi però... no, questo non è gratitude, ma ti tirerei una testata, però lo leggo comunque. A carnevale quasi adolescenti inseguirsi per il paese con le bombolette di schiuma da barba. Li ho sempre odiati anche da quasi adolescente, quelli lì che poi sai cosa c'avevano? C'avevano quelle mazze di plastica. Ok. Ce l'avevate, sì, anche voi lì a Pordenone, e se le tiravano sulle gambe, e facevano pum pum. No, questa solo da me vostra, si faceva sta roba. La roba vostra questa. Delle mazze, sì, grosse di gomma, no, che se le tiravano, no, pum pum sulle gambe. No, no, okay. Io ricordo solo questo, che tu dovevi mettere l'ago dentro il tappino della bomboletta, poi con l'accendino dovevi fonderlo in modo che quando schiacciavi aveva lo spruzzo altissimo. Ma no, è pericolosissima questa cosa. Ok, lancia fiamme. Vabbè, vado avanti. Lancia fiamme. Torniamo con la musica da gratitude. La fibra a 1 giga. Tanta roba. Però quelli di Milano non la capiscono questa, Fede. In che senso? Perché quelli di Milano c'hanno la fibra da tanto. Perché tu hai vissuto il passaggio da... certo. Cosa c'avevi? 56k a fibra, tac, esatto, da un giorno all'altro e ti sei sentito... No, sì, giustamente. Vado voi avanti. Che vi picchiavate con le mazze e lo facevate perché eravate troppo eccitati dalla fibra. Oh, ma fatemi sapere... Da me andava tantissimo. Vabbè, vado avanti. Entrare in un Airbnb e trovare sul tavolo un biglietto di benvenuto scritto a mano del proprietario dell'appartamento. Bello. Con la frutta spesso. Beh sì. Anche un cadeau. Sfogliare i volantini cartacei dei supermercati. Ti dà gratitudine questa... A me piace. Prima di buttarli via c'è quel momento in cui guardi e dico, ah, mi potrei cambiare il televisore, poi non me ne frega un cazzo e poi butto via. Da bambino credere che l'olio 31 curasse tutti i mali del mondo. Tu cioè, tua mamma te l'ha mai dato l'olio 31? Sì, siamo, sì, un po' vecchi, mi sa. Adesso non si usano più ste robe. Un po', sì. Strappare con i denti il nastro adesivo. A me piace. Zero. No, mi fa un po' di fastidio. A me piace. Dipende dallo scotch, però c'è uno scotch che mi riporta all'infanzia. Ordinare per colore i rocchetti di filo nella scatola dei biscotti, aspettando che tua madre torni a sedersi alla macchina da cucire e ti sorrida. Beh, questi questa, sono... Questo è un ricordo di mia mamma fortissimo, che ciò che lei, insomma, faceva la sarta, sì, e quindi... Sì, sì. Passavo, bello, i pomeriggi con i Lego accanto a lei, è stata una cosa bella. Ti ricordi le caramelle rosse? A me l'altro giorno uno mi ha ricordato. Sì, la Sperlari. Le Rossana. Le Rossana. Ma a me mi facevano uno schifo. No, me l'hanno citato come... Le ma adoravo. Vi ricordate quando tua nonna mi hanno detto, no, ti dava da quel barattolo la Rossana? Io sì, ma è bruttissimo, faranno schifo le Rossana. E tu eri un fan delle Galatine? No, sono un po' più giovane.
No, stai calmo, no. Sono ancora in commercio, stai calmo, adesso. Va bene. Ti ricordi quando andavi a scuola e non insegnavano ancora la storia perché non c'era ancora stata? Dai, su, stai calmo. No, grazie tanto. Allora, ci vediamo venerdì, puntata speciale venerdì. Venerdì, puntata specialissima, perché, diciamolo, è la puntata 300. Matematicamente la 300. E faremo una piccola puntata speciale dove abbiamo preparato qualcosina per voi. Un po' autoreferenziale, però bella. No, però vi racconteremo, raccontiamo un po' le 300 cose che abbiamo imparato, roba del genere. Ma non tutte 300. Mirko, mi chiudi con un suono, il suono dei miei amici quasi adolescenti che si tirano le botte. Ciao, a venerdì. Ciao.